Buongiorno a tutti, per me è un grande piacere e un grande onore e anche una grande emozione accingermi ad aprire il convegno che abbiamo organizzato per avere l'open day dell'impianto Mater Biotech per il biobutandiolo rinnovabile. Innanzitutto ringrazio tutti voi per aver voluto essere qui e averci dedicato un po' del vostro tempo. E vi ringrazio particolarmente perché ho sentito intorno a noi un grande calore e una grande partecipazione per questa iniziativa. Ringrazio tutte le autorità presenti, tutte le realtà imprenditoriali e associative che in questa complessa avventura di Novamont, che dura da un po' di anni, ci avete voluto accompagnare. Rivolgo un particolare saluto ai partner del marchio Mater B, perché sono quelli che dall'inizio ci hanno accompagnato e ci hanno permesso di arrivare fin qui, trainando una filiera con le nostre forze. Ovviamente un saluto particolare agli investitori, al nostro partner tecnologico per Mater Biotech, che è Genomatica. Ho voluto intitolare, come avete sentito, il convegno Bioeconomia e la riconnessione tra economia e società attraverso l'innovazione, perché ritengo che, oggi sono più convinta che mai, che non ci possa essere appunto un'uscita dalla crisi e una maggiore stabilità se non riusciamo a riconnettere i nostri territori, a rimettere le radici dello sviluppo sostenibile da parte delle imprese nei territori, coinvolgendo le comunità locali. Il mare tempestoso appunto del mondo globale non può che desertificare quei territori che non saranno in grado di riconnettere il sistema economico con il proprio tessuto sociale. C'è di mezzo molto di più dell'industria e molto di più dell'agricoltura in questa riconnessione. C'è l'antidoto contro la povertà crescente, contro che appunto crea i populismi e che crea anche rischi per le nostre democrazie. Quindi il tema è estremamente importante. Il tessuto sociale non è qualcosa di separato dal mondo industriale, quindi diciamo che in un momento di grande difficoltà e di crisi e di problematiche di diverso livello intorno a noi, è fondamentale creare uno sforzo da parte del mondo dell'industria, dell'agricoltura, dal mondo del lavoro, dell'ambiente, dell'accademia, della scuola, per creare della grande distribuzione, per fare un progetto comune di sviluppo virtuoso che superi le rendite di posizione e che superi le battaglie spesso per difendere delle posizioni che oggi non ci sono più. La sfida è quella di lavorare insieme su progetti comuni. Il nostro modello, cioè quello che noi proponiamo appunto per, non dico risolvere, ma per creare una base di opportunità per risolvere questi problemi, è il modello che noi vediamo della bioeconomia come rigenerazione territoriale. E quindi partire da cosa? Dai siti deindustrializzati, utilizzare tecnologie prime al mondo per ricreare nuovi impianti, flagships, cosiddetti flagship, primi impianti al mondo, ma non come cattedrali nel deserto, come spesso è stato fatto nel passato, ma come infrastrutture di bioeconomia. Io questa parola la voglio sottolineare, le infrastrutture di bioeconomia, tra loro connesse, quindi connesse con il territorio, nuove tecnologie sul territorio che collegano la tradizione all'innovazione, ma ognuna di queste tecnologie e ognuno di questi siti connessi tra di loro da un importante link, appunto una filiera, e sono quindi semi che possono germogliare, sono punti di partenza per nuove filiere, per nuove partnership, per nuove alleanze. Novamont è ormai a 6 siti in fase di riconsiderazione e rigenerazione, e in 4 casi abbiamo costruito 4 tecnologie, ognuna di queste prima al mondo, e oggi sono realizzate, oggi sono moltiplicabili, toccabili. E questo è stato possibile con uno sforzo enorme che è fatto anche di innovazione, anche nell'approccio e anche nella interdisciplinarietà che siamo riusciti a creare tra discipline spesso completamente diverse tra di loro.
e abbiamo lavorato insieme ad altri partner in tanti settori, nel campo della chimica dei polimeri, nel campo della scienza dei materiali, delle tecnologie di trasformazione delle materie plastiche, della chimica organica riferita alle materie prime rinnovabili, delle biotecnologie bianche in tempi molto più recenti, perché non era questa la nostra caratteristica diciamo di conoscenza principale, l'ingegneria chimica, l'efficienza energetica, l'agronomia, la genetica delle piante, la microbiologia, la ecologia dei sistemi e dei prodotti, quindi diciamo è il sistema dei rifiuti. Quindi abbiamo toccato e attraverso questa cultura interdisciplinare siamo riusciti ad avere anche un approccio, un modello che ci ha permesso di trasformare progetti in reali realizzazioni. E ci tengo molto a questo fatto, perché noi abbiamo deciso da sempre di non comunicare se non l'abbiamo fatto. E quindi il concetto è che abbiamo messo la nostra parte di responsabilità, di competenza, di passione, di non so se coraggio o incoscienza, per costruire davvero. E quindi ancora anche oggi siamo qui a parlare di una cosa che è stata costruita e non dichiarata in qualche documento, e questo è un elemento importantissimo che ci differenzia. E non solo, ma diciamo in un mondo sempre più mediatico, dove il dire equivale al fare, noi vogliamo fare la differenza con questo, perché non si esce appunto non si ricrea sviluppo nei territori con le parole e con i comunicati stampa, ma si fa attraverso le realizzazioni reali. Novamont ha fatto in questo sforzo di anni un'attività che ha messo insieme appunto quattro tecnologie prime al mondo, ed è a livello europeo, ed è uno sforzo che non credo abbia uguali in questo momento a livello almeno europeo. Nonostante ciò, sono assolutamente convinta che sia fondamentale non cadere nell'errore di fermarci al solo fatto che siamo stati bravi a fare qualcosa come un altro monomero biodegradabile e rinnovabile, frutto di tecnologie innovative e frutto di una capacità di costruire impianti che ci ha permesso di realizzare dei primi impianti di questa natura, così grandi, importanti, innovativi. C'è molto di più anche in questo caso rispetto al semplice fatto di avere un prodotto di questo tipo, ed è assolutamente il fatto che il butandiolo permette di creare una filiera, una piattaforma delle biotecnologie in Italia, delle biotecnologie industriali in Italia, partendo da una collaborazione come quella con Genomatica, che crediamo sia soltanto il primo passo appunto per fare molto di più. E mette insieme un centro di ricerca, due centri di ricerca, uno a Novara ma uno totalmente dedicato alle biotecnologie, che è appunto in Campania e che era in passato un centro di ricerca per le biotecnologie mediche, e che oggi è stato trasformato in biotecnologie industriali, altrimenti sarebbe stato perso, connesso con un impianto che era stato abbandonato e che è stato rivitalizzato. Abbiamo creato una piattaforma di accelerazione del settore biotecnologico, che va appunto dalla capacità di fare ricerca di base fino a realizzare veri prodotti industriali sul mercato. È un acceleratore fantastico che ci permetterà di portare a casa ben altre cose che sono già nella pipeline. Quindi questo è un punto fondamentale, ma abbiamo ancora un elemento ancora più importante. Questo è un pilastro dei quattro pilastri che abbiamo creato intorno alla filiera delle bioplastiche. E quindi il fatto di avere dei volumi importanti coinvolti in questo momento in vari settori significa poter permettere di creare dei progetti di accelerazione che riguardano chi produce le materie prime, e quindi il mondo agricolo, il mondo della prima trasformazione, il mondo della trasformazione finale dei prodotti, nuove idee imprenditoriali, spazio per nuovo lavoro, spazio per iniziative sulla sostenibilità, che sono veramente formidabili.
Quindi questo è un punto estremamente importante, quindi non fermiamoci a ragionare soltanto sul fatto che abbiamo un impianto e un prodotto. Sul concetto di prodotto vorrei soffermarmi un secondo, perché anche qui il nostro modello ci dice che non dobbiamo concentrarci sul prodotto in quanto tale, quindi mettere sul mercato un altro prodotto tra i milioni di prodotti che ci sono già. Questo non cambia il sistema e il modello. Quello che noi vogliamo fare è, con questi prodotti di queste filiere integrate, dobbiamo risolvere dei reali problemi significativi, dei societal challenge che possono essere ambientali e di altra natura, e quindi tutti i nostri prodotti si ispirano a questo tipo di logica. Quindi è vero che Novamont e i suoi partner hanno messo in piedi delle filiere che oggi danno all'Europa una serie di prodotti che non c'erano prima. E quindi, al di là delle bioplastiche, che siamo stati pionieri e abbiamo iniziato, quindi il Mater B e l'Origo B, i poliesteri da fonte rinnovabile, e poi abbiamo tutti i prodotti di Matrica, nella joint venture con Versalis, che sono l'acido pelargonico, l'acido azelaico, i plastificanti polimerici. Ecco, tutti questi prodotti non hanno granché senso se, o meglio, hanno senso, ma hanno molto più senso se li utilizziamo come leve per fare qualcosa di assolutamente più innovativo. E sul butandiolo, che da poche settimane abbiamo incominciato a produrre, siamo stati in grado di tradurlo già in bioplastiche. E abbiamo quindi la nuova generazione, Mater B di quarta generazione, che grazie a due impianti, uno è quello di Porto Torres, di Matrica, con l'acido azelaico, e l'altro, anche lui, impianto primo al mondo, di grande complessità, e il secondo impianto di butandiolo, siamo in grado di avere una bioplastica che è molto diversa da quella del passato, perché riduce significativamente, come vedremo poi nella seconda parte della presentazione, l'impatto ambientale dal punto di vista della CO2, e aumenta la rinnovabilità, le performance migliorano, le performance tecniche migliorano. E dove abbiamo speso questo tipo di prodotto? Quali saranno le prime applicazioni che verranno messe sul mercato con questi prodotti? Sono i sacchi, che rappresentano nel mondo della plastica diciamo un po' la commodity, che invece attraverso questi nuovi prodotti diventano delle specialità e diventano collegati non a un simbolo negativo, ma a un simbolo positivo della capacità di risolvere un altro grandissimo problema, che è quello del rifiuto organico. Quindi attraverso una applicazione corretta di questi prodotti noi eliminiamo il problema di scartare il rifiuto organico e lo riutilizziamo in maniera intelligente. Quindi spero quindi che condividiate con me che questo butandiolo non è importante soltanto in quanto è un primo prodotto bio-based disponibile sul mercato, ma è importante perché è un anello, è una parte di una filiera virtuosa che, trainando un prodotto, traina un sistema e ha delle ricadute fantastiche sui vari territori in cui si sviluppa. Quindi, per concludere, questa inaugurazione per noi di Novamont non è un punto di arrivo per celebrare lo sforzo, che comunque è stato enorme da tutti i punti di vista, ma è un'occasione per ragionare insieme con tutti voi su come collaborare per creare le condizioni per un formidabile progetto di accelerazione, perché è l'accelerazione che ci serve per uscire dalla crisi, che parta da quanto già costruito, spingendo tutta la filiera e moltiplicandone le ricadute. E quindi conto su di voi, sul vostro aiuto, sul vostro appoggio, perché questo possa essere possibile. Grazie a tutti voi e do inizio al convegno. Grazie.